E adesso ci trasferiamo ad Acquasparta, nel Ternano, per la prima edizione del festival dedicato alla musica classica, Francesca Romana Elisei. Si è aperta con un concerto dedicato a Shakespeare, la prima edizione del Festival Federico Cesi. Siamo ad Acquasparta perché qui Cesi si ritirò fino al giorno della sua morte. È stato scienziato, naturalista e il fondatore, ad appena 18 anni, dell'Accademia dei Lincei all'inizio del 600. La musica eseguita dall'ensemble Fabbrica Armonica ha fatto da commento alle parole recitate dall'attore Nino Racco. Fino al 7 settembre il festival proporrà incontri gratuiti per il pubblico con lo scopo di avvicinare al mondo della musica classica ragazzi e ragazze dai 6 ai 20 anni. Gli appuntamenti si dividono in 3 categorie: il Music Campus, il workshop per cantori di musica sacra e il corso di perfezionamento per pianoforte ed archi. E sempre la musica sarà fonte di ispirazione per la performance di video art del giovane artista ternano Andrea Batangelo, rientrato da poco da Pechino, dove si è esibito in una delle manifestazioni previste per i Giochi Olimpici 2008. Le sue incursioni di arte contemporanea sconfineranno fin dentro le storiche sale affrescate.